amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Finalmente, dopo tanto, si può uscire un pochino, ne abbiamo approfittato per fare questo video. Nel frattempo volevo condividere con voi questo nuovo sistema, un'idea veramente caruccia e la volevo condividere con voi. Un supporto per le pentole, multifunzione però, multiuso, quindi farà più di una cosa. Andiamo a vedere prima di che si tratta, come farlo e poi vedremo tutti gli altri utilizzi che se ne possono fare. Andiamo! Bene ragazzi, per questo progetto sto utilizzando un tondino in acciaio, ok? Spessore 5 mm e lunghezza 30. E di questi pezzi ne ho tagliati esattamente 6. E niente, possiamo iniziare a vedere come dobbiamo preparare questi pezzi, ok? Io ne farò uno, vi farò vedere come lo faccio e poi gli altri 6 si usa lo stesso sistema, ovviamente. Ok, la prima cosa che farò è andare a limare un pochino questa parte qui. Ora ragazzi, io utilizzo una mola da banco, ma può andare bene anche un flex normale. Ecco qua, giusto, basta solamente pulirlo un pochino. Ora dovremmo piegare il nostro ferro in modo da formare un cerchietto, ok? Anche se non è preciso, va bene lo stesso. Ci servirà una morsa da banco, un cacciavite e un martello. Quindi la prima cosa è chiudere un pezzettino, proprio la punta, mezzo centimetro, all'interno della morsa e poi cominciamo a piegare, vedete, in questo modo. Ok, piano piano dobbiamo fare questo lavoro qui e cercare di creare un cerchietto in pratica. Vedete, piano piano si riesce a creare un cerchiettino. Con calma, non è troppo difficile. Ci siamo, eh? Ci siamo quasi. Ora il martello non ci serve neanche più, ci basterà la morsa, prenderlo in questo modo, in modo da chiudere il cerchietto. Vedete, in questo modo. Spero che stia inquadrando bene. Più o meno ci siamo, eh? Faccio vedere. Ok. Ecco qua. Ora non dobbiamo stringerlo tantissimo, è sufficiente solamente che l'altro ferro non esca, vedete, in questo modo, quindi è più che sufficiente. Possiamo anche lasciare aperto un pochino qui, è anche meglio, ok? L'importante è che non esca ovviamente il ferro. Una volta fatto questo, controlliamo che tutto sia dritto. Ok, perfetto. Ora non ci rimane che con la mola da banco fare una punta, ok? Non troppo acuta, ma comunque dobbiamo fare una punta. Ci siamo. Bene ragazzi, come vedete ne ho fatti 6.
Ora, tre ne ho fatti con il cerchietto un pochino più largo, invece altri tre li ho fatti con un cerchietto leggermente più stretto. Questi tre con il cerchietto più stretto vanno infilati nel terreno in pratica. Ok, ora non ci rimane che lavarli bene con del sapone e poi fargli una bella foderina per conservarli. E adesso invece andiamo a vedere l'utilizzo che possiamo farne, ok? Andiamo a vedere come funziona. Allora ragazzi, eccoli qua, fatta anche la foderina e andiamo a vedere l'utilizzo. Allora ragazzi, piantiamo il primo, in questo modo, ok? A una distanza di un palmo più o meno piantiamo il secondo, proprio a mo' di picchetto, ok? In questo modo. Il terzo deve sempre un palmo all'incirca e andiamo giù. Ecco qua. Voilà. Una volta piantato questi tre, possiamo inserire questi qua. Questi qua praticamente vanno inseriti in questo modo. Ora vi faccio vedere. Allora, prendiamo uno e passiamo di qua. Ecco qua, vedete? In questo modo. Prendiamo un altro e prima di entrare passiamo così, ok? Allora, passiamo prima di qua, così e così. Voilà. Ok? Ultimo, prendiamo di qua e inseriamo anche di qua. Eccoci qua. Voilà. Siamo pronti. Ora basta stringere un pochino il tutto. Perfetto, ottimo. Ora praticamente immaginate di fare il fuoco sotto e appoggiamo la pentola. È stabile, quindi tranquillamente possiamo andare a prendere la pentola, appoggiarla. Se vediamo che abbiamo qualche dubbio che la pentola magari possa cadere, possiamo sia stringere che allargare il triangolo. Quindi, se vediamo che per il nostro tipo di pentola o padella che sia, possiamo semplicemente spostare leggermente i pechetti più all'interno e quindi avere un triangolo più piccolino. Vedete? Abbiamo un triangolo più piccolo. In questo modo abbiamo più stabilità. Allora ragazzi, la coppia perfetta sarebbe unire questo, ok, insieme al supporto. Questo qua non è altro che, forse molti di voi lo conosceranno, un semplice cestello per la cottura a vapore delle verdure, eccetera, ok? Lo si può trovare veramente a pochissimi euro, 5-6 euro dai cinesi, ok? Anche su Amazon. Si apre e si chiude in questo modo, vedete? Ha tre piedini sotto che se volendo si possono anche togliere e ci dà la possibilità di fare il fuoco direttamente qui e ha vari vantaggi perché oltre al fatto che sporca solo all'interno, viene ossigenato bene grazie a tutti i forellini, quindi veramente fa un'ottima combustione. Viene tenuto alto dal terreno, quindi non tocca neanche il terreno. Ha tutti i vantaggi. Poi in più si regola, quindi noi in base alla porzione, cioè la grandezza del nostro triangolo, noi possiamo andare a allargare, vedete, su misura in pratica proprio. E quindi abbiamo la possibilità, alla fine, una specie di bush box diventa, ok? Però abbiamo la possibilità di fare il fuoco direttamente. Allora, ragazzi, l'altra funzionalità che mi piace molto, per cui sfrutteremo proprio questa cosa oggi per fare degli hot dog alla bushcraft. Ok? Quindi, allora, utilizzare questi ferri, ok, per fare degli spiedini, anzi per fare gli hot dog, quindi si possono utilizzare anche come dei semplici classici spiedini, utilizzando praticamente queste asticelle, ok?
e ovviamente se noi li inchiodiamo al suolo un po' inclinati avremo proprio lo spiedino proprio bello dritto dritto e ci dà la possibilità anche di girarli in pratica i wurstel, ok? Vediamo un pochettino, eh? Oggi ne approfittiamo, facciamo dei bei wurstel, un bel hot dog e ne approfittiamo. Vedete, li mettiamo leggermente inclinati in questo modo, ecco qua, ok? Possiamo stabilire anche l'altezza, quindi se il fuoco è troppo forte li potremo anche volendo girare, ok? Quindi non metterli direttamente sulla brace e poi ci dà la possibilità di essere anche girati, vedete? In questo modo. Ok, beh, non ci rimane che provare. Bene, sempre con gli spiedini abbiamo fatto una X, adesso si sta facendo il pane scout e ci siamo quasi. Eccoci qua ragazzi, bello pronto il nostro bello dog con salsa rosa e con l'aiuto del mio assistente Giacomino, eccolo qui. Bene ragazzi, buon appetito! Ragazzi, un altro utilizzo che se ne può fare, ecco come vedete, si può improvvisare un arpione, un bel arpione non indifferente, anche per difesa in caso di necessità, ok? Quindi come vedete basta un cordino, un pezzo di legno e possiamo fare sia per pescare pesci o rane o roba del genere, sia per difesa, quindi un utilizzo in più che possiamo farne. Finalmente il sole, incredibile ma vero! Era da tanto che non vedevo una giornata di sole e qui purtroppo sta piovendo da quasi un mese ininterrottamente, quindi vedere un po' di sole fa piacere veramente tanto. Niente ragazzi, siamo giunti alla fine. Come avete visto il sistema è molto versatile, molto comodo, a patto che ci sia il terreno che permette di piantare i paletti a terra, quindi solo questo. E in più associamo il cestello, va ancora meglio se lo associamo, e che dire, veramente ci sono tanti utilizzi che si possono fare, io ve ne ho mostrati 4 e... un altro sarebbe anche di utilizzare i paletti come picchetti, visto che c'hanno anche l'anello, in caso di necessità, volendo volando, si possono utilizzare anche come picchetti. E niente ragazzi, gli utilizzi sono molteplici, basta un po' di fantasia, e che dire, vorrei come sempre salutare 3 miei amici, Simone Casoria, Andrea Solli e Giuseppe Strano in questo giro, ok? Ciao ragazzi, mi mancate tanto, vi voglio bene. E vi ringrazio per la visione, vi ricordo la pagina Instagram dove pubblico cose inedite. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mi raccomando. E che dire, vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao amici!